signori e signore, è con enorme gioia, rispetto e anche un pizzico di emozione che vi presento Galileo Galilei e Django Reinhardt. Ho contrapposto la figura di Galileo a quella di Django Reinhardt, che è un jazzista. Quindi diciamo che non c'è una vera e propria tematica di fondo, vuole essere un po' anche un fuoco d'artificio. Django è lì dentro! Tiratelo fuori! Django è lì dentro! D'improvviso aprii gli occhi e mi ritrovai avvolto tra le fiamme. Il fuoco mi circondava e io non riuscivo ad orientarmi. Il mio target di riferimento erano le scuole superiori e quindi volevo e vorrei entrare in classe e spiazzare un po' i ragazzi. Che cos'è questo? Che cos'è? Una mela, grazie tante, abbiamo un genio tra di noi in classe. Complimenti, grazie, grazie. Il prossimo. Che cos'è questo? Esatto, il sole. E il sole sta al centro. Aveva sin da giovane una tecnica straordinaria, simile ai suonatori di flamenco. Avete presente? Però lui suonava il banjo, non la chitarra, e lo faceva con un plettro, non con le dita. Io ho coinvolto Manuel Randi e Marco Stagni, che sono due importanti musicisti, e avevo parlato con loro dell'idea di studiare il testo di Bertolt Brecht, di Vita di Galileo, e loro mi hanno proposto di farne una cosa jazz, cioè quindi appunto di contrapporre un artista jazz. Un po' il problema e la sfida è nata quando dovevamo incominciare a provare. Una parte fondamentale del jazz è l'improvvisazione, e quindi un po' a me è mancato la possibilità di andare in una sala o ritrovarsi e provare a fare delle jam session proprio di musica e teatro. Però alla fine abbiamo convenuto che loro si sarebbero presi una ventina di giorni per scrivere le musiche originali che i ragazzi ascolteranno in classe, e io su quelle ho praticamente adattato e riadattato tutti i testi per fare in modo che la metrica anche delle frasi e dei monologhi si adagiasse in modo uniforme e organico a quelle che erano le basi musicali. Thank you.